Jugovic e Nedved, in attacco Mancini e Bokšić. All'ultimo momento ha dovuto dare forfè Lopez, che sarebbe stato in formazione con spostamento di Negro a destra. Lopez ha un attacco febbrile con conseguenze anche dal punto di vista intestinale. 40 di febbre da Formello, è andato direttamente a casa e dunque non fa parte di questo derby. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, l'arbitro è Pasquale Rodomonti della sezione di Teramo. I suoi collaboratori sono Preziosi e Zanfor, quarto uomo è Pellegrino. Splendido lo spettacolo offerto dalla curva nord, bellissima la scenografia, risponde con coloratissimi fumogeni la curva inquadrata. Nella Lazio assente Casiraghi, che si è infortunato a Parma. Casiraghi che dovrebbe essere proprio al microfono di Marco Mazzocchi. In onore a te, Mazzocchi. Esatto, è nascosto qui in tribuna d'onore con gli occhiali scuri Gigi Casiraghi, che manca il derby, sicuramente sarà dispiaciuto. Gigi, innanzitutto come stai? Beh, malino insomma, però sono cose che succedono, peccato, perché queste sono sempre partite belle da giocare. Per uno come te mancare il derby, per uno come te è dura, eh? No, beh, ma abbiamo una rosa talmente grande e forte, credo che speriamo di non avere assolutamente problemi. È un derby insolito, in doppia partita, come ci si prepara psicologicamente? Ma guarda, io non lo so, perché non l'ho mai giocato, credo siano tanti anni che non ci sia un derby di Coppa Italia, quindi giocare su 180 minuti due partite così credo sia molto difficile. Grazie a Gigi Casiraghi, ovviamente auguri per un pronto ritorno in campo. A te Gianni. Casiraghi parlava di rosa laziale molto ampia, ma oggi per questo derby soltanto 5 elementi in panchina: Ballotta, Grandoni, Marcolin, Rambaudi e Venturin. Squalificato Gottardi, indisponibile anche Ocon, il quarto extracomunitario è Chamot, ma comincia questa gara d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Dunque ha trovato un posto anche oggi Pancaro, per lui anche un lieve infortunio ieri ad una caviglia, leggera distorsione. Non può però rinunciare a Pancaro Eriksson dopo il forfè di Lopez. In avanti la Roma con Tommasi, ha provato la battuta di volo. La parata sicura di Marcheggiani, sono passati soltanto 25 secondi del primo tempo. Di Biagio riporta in avanti la Roma, controllo di Balbo, su Balbo c'è l'attacco di Nesta. Almeida per Fuser. Fuser è Di Francesco che ha la meglio, all'indietro verso Candelà. Zeman manda in campo la stessa Roma che ha perso con l'Udinese. Si parlava di un possibile ricambio per Tommasi con eventuale inserimento di Wagner. Gioca invece Tommasi. Ed ecco inquadrato Balbo, uno dei giocatori più discussi in questo momento, anche se ha segnato 9 gol in campionato. Abel Balbo, una bandiera della Roma. Marcheggiani verso Favalli, si guarda intorno Jugovic prima di ricevere. La pressione di Biagio, irregolare secondo il direttore di gara, c'è calcio di punizione. Favalli sfiora appena Bokšić. Candelà, poi gli porta via la palla a Mancini, un po' ingenuo Candelà, Bokšić ha la grande chance e la Lazio è in vantaggio. 1 minuto e 50 secondi, la Lazio in vantaggio con Alen Bokšić, ancora lui a segno negli ultimi 3 turni di campionato. Bokšić colpisce dopo 1 minuto e 50 secondi, leggerezza di Candelà che non si è accorto di Mancini che alle sue spalle gli ha portato via la palla. Ripartenza della Lazio, accelerazione di Bokšić, partito in posizione regolare, era tenuto in gioco da Cafu. Bokšić aspetta l'uscita di Konsel e infila con il piatto destro. Lazio 1 Roma 0, rivediamo ancora con i replay che ci vengono proposti dalla squadra esterna 2 di Roma, il cui lavoro è coordinato dal regista Egidio Luna. Lazio 1 dunque Roma 0, subito emozioni in questo derby. Ancora Candelà, un'incertezza, rimedia Aldair, Totti,
controllo di petto, poi intervento irregolare su di lui da parte di Jugovic, richiamato anche se non in maniera ufficiale da Rodomonti. Rivediamo dalla telecamerina all'interno della porta il gol di Bokšić. Balbo, una finezza per Di Francesco, immediato, il traversone basso, nessuno si è portato sul primo palo, il più vicino era Totti, non ha avuto problemi Marchegiani. Tommasi, Cafu, vuole la palla di Biagio, viene accontentato di prima, la verticalizzazione di Di Biagio, il colpo di testa da parte di Alessandro Nesta. Un derby naturalmente che si gioca nell'arco di almeno 180 minuti, meccanismo delle coppe europee, questa è la gara di andata, la Lazio l'ha già messa in discesa a suo favore con il gol di Bokšić. Fuser, Nesta, Pancaro, ora Almeida, con grande grinta di Biagio su Almeida, Almeida che recupera la maglia da titolare, il ruolo che aveva perso a Parma quando Eriksson aveva mandato in campo contemporaneamente Mancini, Bokšić e Casiraghi. Poi Almeida è subentrato proprio al posto di Mancini. Nesta non fa complimenti, concede la rimessa laterale alla Roma. Candelà, Aldair, il lancio verso Paolo Sergio, Negro protegge l'arrivo di Luca Marchegiani. È il 13° derby capitolino in Coppa Italia. Bokšić prova addirittura la conclusione dalla grande distanza. Bokšić, un po' ignorato Mancini che ne supportava l'azione a sinistra, vai Mazzocchi. Zeman sta dando molte indicazioni ad Aldair, facendogli segno praticamente che la Lazio sta quasi giocando più che altro a una punta e mezzo, perché sostiene che Mancini sta giocando parecchio arretrato. Una annotazione, la Roma ha preso lo stesso gol in pratica che ha preso contro l'Udinese, il primo gol con Candelà che ha perso la palla con un pressing da dietro, fu Elbeg con l'Udinese, oggi è stato Mancini, per questo Zeman si è arrabbiato molto. Colpo di testa di Bokšić, poi Aldair verso Petruzzi. Michael Konzel. Petruzzi. Non aveva cominciato da titolare la stagione Petruzzi, poi ha trovato il posto. Almeida. Buona protezione della palla. Preciso il passaggio a Mancini. Nedved. In gol nel derby di campionato, Pavel Nedved. Lo ferma Paolo Sergio. Di Biagio, Tommasi. Posizione centrale per Tommasi. A destra Paolo Sergio, a sinistra Totti. Servito Paolo Sergio. Paolo Sergio che punta a Favalli. Cerca lo spazio per il cross. Trova il traversone, ma anche la deviazione in corner di Negro. Calcio d'angolo per la Roma. Sono passati 6 minuti e 20 del primo tempo. Lazio 1, Roma 0. Calcia Paolo Sergio e poi una conclusione in acrobazia di Di Biagio, splendida per scelta di tempo e coordinazione per sua sfortuna centrale, compito agevolato per Marchegiani. Rivediamo la battuta di Di Biagio, notevole davvero la coordinazione, la prima seria risposta della Roma dopo il gol del croato Bokšić. Ancora la squadra di Zeman. Negro arriva prima di Paolo Sergio, che però è più smaliziato in questo frangente. All'indietro per Tommasi. Petruzzi. Tutta la Lazio nella propria metà campo. Errore di Petruzzi. Palla a metà strada fra Tommasi e Paolo Sergio. Palla che finisce in fallo laterale. Già tempo di sigarette per Zeman sulla panchina della Roma. Vicino a lui Tempestilli. Jugovic. Aldair, poi Petruzzi, Pancaro, prende la mira e trova Nedved che schiaccia per Jugovic. Bokšić è in grandissima condizione, trova il triangolo, Bokšić ancora in percussione, Konzel in uscita. Il dialogo era stato con Nedved, buona triangolazione.
Di Francesco, scivola al momento del lancio verso Balbo. Di Biagio, una giornata negativa per lui nel match contro l'Udinese. Candelà, Di Francesco, Nesta, ancora Di Francesco, Tommasi, si propone anche Cafu, Tommasi, Marchegiani, aspetta la palla, la fa sua senza problemi. Inquadrato Damiano Tommasi, seconda stagione in giallo-rosso. Cafu, Paolo Sergio, non funziona l'intesa brasiliana, ha comunque un po' di timore Negro che spazza in fallo laterale. Siamo nel nono minuto, Tommasi, Favalli, Di Biagio prevale su Almeida e c'è calcio di punizione per la Roma. Ha visto Rodomonti una spinta ai danni del numero 4 della Roma, una ottima stagione finora per Di Biagio, che conosce benissimo naturalmente gli schemi di Zemanan dopo l'esperienza a Foggia, vero pilastro del centrocampo. Ora Favalli, di nuovo Di Biagio, impressionante il suo avvio di partita. Tommasi per la Roma, Totti cerca un corridoio per Balbo, Marchegiani, eccolo inquadrato Francesco Totti, certo non al meglio ma non ha voluto mancare a questa partita, lui così attaccato ai colori giallorossi. Con calma Nesta, sbaglia Pancaro, Di Francesco prova il destro, accompagna la palla Marchegiani per la rimessa da fondo campo, un errore di Pancaro, stava per approfittarne Di Francesco che ripensa all'azione. Marchegiani, non particolarmente lungo il suo rinvio, prolungato da Favalli. Di Francesco, Totti, lo scatto di Balbo, Balbo, Marchegiani riesce a neutralizzare l'attaccante centrale della Roma, improvvisa fiammata in verticale, Balbo Calameglio su Nesta, ma è decisiva l'uscita di Marchegiani proprio al limite dell'area. Ora Paolo Sergio, toccato dentro l'area di rigore della Lazio, c'è l'intervento di Rodomonti, chiede spiegazioni Nesta, forse gioco pericoloso ai danni di Paolo Sergio. Siamo all'undicesimo minuto del primo tempo, mentre rivediamo l'uscita davvero molto tempestiva di Marchegiani su Balbo. Gianni, qui Eriksson ha detto non è possibile, non è possibile. Punizione di seconda naturalmente per la Roma, siamo nell'area di rigore della Lazio. Sulla palla Totti e Balbo che concertano il da farsi, appena fuori area c'è Di Biagio. Almeida cerca di controllare Paolo Sergio, 5 elementi in barriera per la Lazio. Non facile il compito per Marchegiani. Finta di Totti che va a cercare un cartellino giallo per l'avanzata dei giocatori biancocelesti. Balbo! E proprio Marchegiani si oppone. Abbracciato Marchegiani da Favalli. Dodicesimo, ha provato Balbo. La palla è filtrata nella barriera. Rivediamo. Balbo e Marchegiani, attentissimo, con gran riflesso. Il corner di Totti. La deviazione di Marchegiani, forse Rodomonti ha visto anche una spinta sul portiere biancoceleste, si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Lazio. Marchegiani aveva comunque deviato in corner, il direttore di gara si sincera delle condizioni di Marchegiani, non mancano le emozioni, un derby tutto da seguire, subito entrato nel vivo con il gol di Alen Bakšić dopo 1 minuto e 50 secondi. La Roma ha subito trovato la forza per rispondere,
non il gol però. E siamo al 13° del primo tempo. Si è ben ripreso Marchegiani. Ha prolungato Jugovic. Bokšić nella morsa centrale di Aldair e Petruzzi. Mancini spostato a destra in attacco ora. Pancaro. Poi Favalli va a cercare Mancini. C'è un giocatore della Lazio nel cerchio del centrocampo, si tratta di Almeida. Mancini, Konsel. Si continua a giocare con Almeida a terra ed ora la Roma sportivamente consente il soccorso ad Almeida. Matias Jesus Almeida. È caduto male in mezzo a due avversari, non ho visto però azioni regolari da parte giallorossa. Problemi per Almeida, comunitario in quanto al bisnonno italiano, nazionale argentino, molto religioso, anche in omaggio al suo secondo nome Jesus, ha un Cristo tatuato sul braccio sinistro. Momentaneamente dunque in inferiorità numerica la Lazio, viene accompagnato fuori dal rettangolo di gioco Almeida, saltato tra Paolo Sergio e Balbo, caduto male. Siamo al 14° minuto e 40 secondi. La rimessa laterale era naturalmente per la Lazio, che ora restituirà palla alla Roma. Lo fa Nedved. Di Biagio sembra in grado di poter rientrare prontamente. Almeida, ristabilita la parità numerica, niente di grave dunque. Intanto la Lazio con Fuser, sostenuto da Mancini. Fuser, palla per Mancini in posizione regolare, finta di Mancini che poi prova il numero. Aldair non si fa ingannare. L'attacco di Negro in anticipo su Balbo, poi perfeziona il suo intervento, anzi lo doppia Negro. Rimessa laterale per la Roma. Finora nei derby di Coppa Italia 6 successi della Roma, 3 della Lazio e 3 pareggi, 14 reti giallorosse e 9 biancocelesti, compresa quella di Bokšić. La Lazio non segnava nei derby di Coppa Italia dalla stagione 71-72. Generosamente ma invano Fuser. Candela ha pagato a caro prezzo la sua superficialità e leggerezza. Mancini ha fatto valere tutta la sua esperienza. Di testa Aldair, scavalcato Bokšić. Konsel per Cafu. Paolo Sergio. Tommasi, chiusura di triangolo, Paolo Sergio, arriva però Almeida. Favalli. Petruzzi in anticipo su Mancini. Totti controlla di petto, resiste a Nesta, poi va giù Totti. Nesta non ha mollato, sempre molto vicino all'azione Rodomonti. Punizione per la Roma. Totti vince un rimpallo fermato da Nedved e Favalli, poi Mancini d'esterno destro per Bokšić. Bokšić verso Jugovic, ma Candelà si era spostato al centro. Petruzzi, ignorato Aldair, si avventura nel dribbling Petruzzi. Di Biagio, eccolo Aldair. Balbo, non facile questo controllo, ha provato con l'esterno del destro Balbo,
da Pancaro a Nesta. Aldair Candelà. Aldair. Totti. Balbo. È andato a vuoto Nesta in questa occasione. Balbo. Poi uno strano tocco di Totti che forse ha cercato un passaggio di ritorno a Balbo pensando a un eventuale ingresso di Balbo in area di rigore. Non gestita al meglio questa chance in attacco per la Lazio. Inquadrato Sven Goran Eriksson, che ha vinto due volte la Coppa Italia, con la Roma nell'86, con la Sampdoria nel 94. Gianni Eriksson è stato inquadrato proprio nel momento in cui diceva a Pancaro di accompagnare maggiormente l'azione offensiva della Lazio, e Pancaro gli rispondeva: ma c'è Totti qua che è pericoloso. Di Biagio non ha fatto in tempo a rientrare. Totti segnalata da Zanforlin la sua posizione irregolare. Ed ecco Balbo, che ha sempre concluso i suoi campionati italiani in doppia cifra, almeno 10 gol. Ne ha segnati in Serie A 105 in 6 stagioni e mezzo. Nesta, Pancaro, Fuser, sbaglia, Di Francesco, Totti, poi Almeida, uno dei migliori incontristi del calcio mondiale, a mio avviso. Mancini, Bokšić, Mancini, Fuser, Aldair a qualche metro di vantaggio, stava però per recuperare. Mancini, riparte la Roma con Di Francesco. I minuti sono 20 del primo tempo, Lazio 1 Roma 0. Balbo, Balbo Negro, Negro riesce ad evitare il calcio d'angolo, svelto nel gioco di gambe, nel rinvio in fallo laterale. Negro, Totti, Di Biagio, apre verso Cafu, morbido il cross, Totti, anziché cercare la conclusione ha provato un'intesa con Balbo. Ancora la Roma, Di Francesco, Di Biagio, Tommasi sbaglia il passaggio di ritorno, riparte la Lazio, velocissimo Nedved, a sinistra Bokšić, a destra Mancini, Nedved, Bokšić, dalle sue parti c'è Petruzzi, da una mano Tommasi, Bokšić, saltato Petruzzi, Bokšić, scavalcato Konsel, Mancini sbaglia la palla gol. Errore di Mancini di testa, straordinario il lavoro di Bokšić, che ha preso d'infilata Petruzzi e ha indovinato il calibro perfetto dell'assist a Mancini, che ha avuto tutto il tempo indisturbato di prendere la mira, ha cercato l'angolino basso alla sinistra di Konsel, che era stato scavalcato da Bokšić. Sempre 1-0 per la Lazio. Candelà, Totti, una finta, saltati Fuser, Almeida con l'aiuto di Candelà, Totti, Balbo, poi Paolo Sergio, Totti prova con il sinistro, trova la deviazione, Balbo non si accontenta del corner, e poi la conclusione di Totti, che colpisce malamente di esterno destro a centro area. Ha avuto subito la chance la Roma dopo la palla gol fallita da Mancini. Rivediamo l'intelligenza di Balbo, di prima intenzione, ma troppo d'esterno Totti, ricordiamo che ha calciato proprio con il piede malmesso, contusione al collo del piede destro, problemi anche alla caviglia, fasciatura per Totti, molta terapia, indubbiamente non è al meglio. Questo anche può spiegare forse l'errore, abbastanza insolito per un giocatore della sua classe. Siamo al 22esimo. Petruzzi, senza badare tanto alla precisione, poi Favalli su Paolo Sergio, Nedved, Di Biagio, Balbo, Di Biagio che gioca a memoria, immediati i lanci di Di Biagio, quasi sempre di prima le sue giocate. Zeman vuole rapidità, velocità. Ora a sinistra Candelà, sospinge la Roma,
Balbo sta correndo moltissimo su tutto il fronte dell'attacco. Di Francesco, la grinta di Nesta, Di Francesco, Totti, lascia Di Biagio che prova la battuta, potente il destro di Di Biagio. Marchegiani se la prende un po' con i suoi compagni di difesa per i varchi concessi centralmente. È arrivato in ritardo Fuser, non lontano dal bersaglio di Biagio. Un derby intensissimo e una Roma che con carattere cerca il pareggio. Diverse chance, ma clamorosa la palla gol non sfruttata da Mancini. Di Francesco, Balbo, controllo e lancio per Paolo Sergio. Buon lavoro di Favalli, c'è una segnalazione di fuorigioco per Bokšić, non perde tempo Aldair. Candelà, Di Biagio, Cafu, Tommasi, ricomincia la Roma. Totti centralmente, Pancaro un sinistro in parallelo, rimessa laterale. E c'è il calcio d'angolo adesso per la Roma, 24 minuti 30 secondi. Roma che ha ottenuto un punto nelle ultime tre partite di campionato, ne ha ottenuti invece 7 la Lazio. Partito il corner, Nesta la meglio su Di Biagio, Tommasi, Cafu e ancora calcio d'angolo. Ancora il brasiliano campione del mondo, colpo di testa di Aldair ma senza potenza, traiettoria anche centrale. Marchegiani li sospinge in avanti i suoi. Gianni? Sì, Mazzocchi. Credo ci siano problemi per Marchegiani perché sta svestendo la tuta ballotta. Hai visto che ha avuto problemi nei rinvii fino adesso? Ancora attenzione l'uscita di Marchegiani che ancora una volta vince il confronto con Balbo. Ricordiamo che Marchegiani si era infortunato in occasione di quella deviazione in corner, peraltro ha subito una spinta ed ora viene soccorso Marchegiani, ma ci sarà il cambio annunciato da Mazzocchi. Eriksson sta dicendo no, aspettiamo. Rimane ancora a difesa della porta biancoceleste Marchegiani. Intanto Bokšić subito cerca di dargli una mano. Jugovic, Bokšić, buon lavoro. Nedved, Jugovic, Konsel, Di Francesco, quasi sospinto dalla curva sud. 26esimo, d'esterno Di Francesco, eccezionale il passaggio, Balbo e prova poi Paolo Sergio, c'è calcio d'angolo, l'anticipo di Favalli su Paolo Sergio, sempre vicinissimo all'azione Rodomonti. Straordinario il passaggio di Di Francesco a Balbo. Totti per il calcio d'angolo, interno destro insidioso e sarà corner dalla parte opposta. Arriva Cafu, Marchegiani parla con Fuser, intanto esercizi di stretching, di allungamento per Ballotta. Almeida, aveva controllato male Tommasi, Almeida non rischia e mette fuori. Continua il riscaldamento Ballotta. Paolo Sergio e Negro, rimessa laterale giallo-rossa. Ora Cafu, due volte campione del mondo a livello di club col San Paolo. Fuser, Candelà, la pressione di Bokšić, Candelà, salta anche Mancini, poi Fuser,
non ha tenuto la palla in campo Fuser nonostante la generosa scivolata. Candelà, problemi di equilibrio per Totti, l'abbiamo visto, ha cercato una torsione per seguire la rimessa laterale di Candelà, non ce l'ha fatta. Petruzzi, Di Biagio, Cafu, Paolo Sergio, va giù Paolo Sergio sull'attacco di Nedved. Calcio di punizione per la Roma, in piedi Sven Goran Eriksson, vicino a lui Spinosi. Arretra Mancini, rimane solo Bokšić in attacco sulla tre quarti. Nedved e Almeida, sembrava invece poi Almeida si porta su Tommasi, solo Nedved in opposizione. Questo calcio di punizione di Cafu, uno schema, Totti prova la conclusione, ha cercato l'angolo più lontano, Totti con il destro. 29esimo, sempre 1-0 per la Lazio. Rivediamo, tocco raso terra, arrivo di Totti, sicuramente uno schema, provato la sorpresa dal limite, Totti. Prolunga Almeida, poi Tommasi, ma c'è calcio di punizione per la Lazio, dice Rodomonti, e spiega la sua decisione a Di Biagio. Sbaglia Pancaro, riparte la Roma con Totti. Totti sbaglia un controllo in corsa, Nesta, eccellente. Poi Fuser, Almeida, Jugovic, Nedved. Jugovic, sono mancati alla Lazio fino a questo momento della stagione i gol di Jugovic, peraltro autentico pilastro del centrocampo biancoceleste. Bokšić per Mancini, poi Konsel dopo il buon lavoro di Cafu. Il rinvio mancino di Konsel, 36 anni il prossimo 6 di marzo, un monumento del calcio viennese. Marchegiani che continua. Ecco Gianni, Marchegiani in campo. Sì, ha problemi al polpaccio della gamba destra ma non vuole mollare. Ho parlato con il medico della Lazio, ha detto ha problemi però non vuole uscire, pensa di farcela, per cui tiene ancora il campo Marchegiani. Tiene duro dunque Luca Marchegiani. Jugovic, scatto di Bokšić, Bokšić è uscito, Konsel, va giù Bokšić, Rodomonti concede il calcio di rigore per l'intervento di Konsel sull'attaccante croato. Impressionante lo scatto, l'accelerazione di Bokšić, Konsel è uscito, è andato giù il croato, ecco inquadrato Konsel, proteste giallorosse intorno a Rodomonti, non particolarmente insistite mi sembra. Calcio di rigore per la Lazio, siamo al 31esimo minuto del primo tempo. È troppo distante Aldair da Bokšić, Konsel mi sembra che intervenga in effetti sulle gambe del croato, forse da quest'angolo si può capire qualcosa di più. Tocca il piede sinistro di Bokšić, Konsel, calcio di rigore, spostato proprio sul piede d'appoggio sinistro Bokšić, e dunque per la Lazio l'occasione più ghiotta per il raddoppio. Dal dischetto prova Jugovic, Vladimir Jugovic, c'è Zeman con le mani nei capelli Gianni. Jugovic contro Konsel, Jugovic destro, spiazzato Konsel, la Lazio raddoppia dopo il gol di Bokšić al primo minuto e 50 secondi, al 32esimo il raddoppio. Jugovic su rigore concesso per atterramento di Bokšić, Vladimir Jugovic in cima al mondo con la stella rossa, con la Juventus, nazionale jugoslavo, il suo sigillo in questo derby, perfetta la trasformazione, grande entusiasmo in curva nord naturalmente,
2-0 per la Lazio. Ricordo, non è una sfida a eliminazione diretta, ci sarà la gara di ritorno in programma mercoledì 21 gennaio alle 20:45, ma certo la Lazio sta mettendo tutta dalla sua parte la qualificazione alla semifinale, anche se c'è ancora molto da giocare in questa partita, naturalmente, per l'intera gara di ritorno. Di Francesco. Bokšić conferma il suo eccellente momento di forma, una condizione invidiabile, credo anche dal punto di vista psicologico, della convinzione. Tre gol negli ultimi tre turni di campionato. Intanto Pancaro su Totti, ci sarà forse cartellino giallo per Pancaro. Ammonito Pancaro al 33esimo minuto e 50 secondi. Intervento su Totti. Pancaro non è diffidato. Un solo diffidato nella Lazio, Negro. Squalificato Gottardi. Molti diffidati invece nella Roma. Cori in curva nord. Sono cori per Eriksson, Gianni. Un Eriksson che si dice sia nel mirino di qualche squadra inglese, in particolare del Liverpool. Eriksson credo voglia vincere con la Lazio. Eriksson che in Italia ha vinto la Coppa Italia, come dicevamo, con Roma e Sampdoria. Intanto la percussione di Aldair e poi Marchegiani che arriva prima di Balbo. Confronto che si è ripetuto in almeno tre occasioni, ha sempre prevalso il portiere biancoceleste, scegliendo benissimo il tempo delle sue uscite. Aldair, poi Candela, scatto di Paolo Sergio, Favalli con calma, poi Pancaro, una deviazione di Di Francesco. Riprende la Lazio con la rimessa laterale. Lo stesso Eriksson accelera i tempi della ripresa del gioco. Candelà, Di Francesco, Fuser. Con calma Fuser, prolungato possesso di palla, poi la spinta di Di Biagio, ma la palla è sui piedi di Almeida, esterno destro. Sbaglia Jugovic. Tommasi. E poi Aldair che si rifugia dalle parti di Konsel, che deve giocare di piede. Di Francesco. Totti. Nedved su Tommasi, poi Negro, Favalli. Tommasi alla caccia del pallone, saltato. Elegante Favalli in questa giocata, poi lo scatto di Mancini, nettamente in posizione irregolare. Punizione per la Roma, 36esimo del primo tempo, la Lazio è in vantaggio per 2-0 in questo derby d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Roberto Mancini. In gol nel derby di campionato. Jugovic vuole la palla, Bokšić cerca di metterlo in offside, Aldair avanzando la posizione. Preziosi aveva giudicato regolare la posizione di Bokšić. Candelà per Di Francesco. Di Biagio sbaglia, consegna la palla proprio a Bokšić, il croato. Lancio per Mancini, esce Konsel, pallonetto di Mancini fuori. Devastante Bokšić in questo primo tempo. Con grande altruismo ha cercato adesso di mandare in gol Mancini, uscita di Konsel che ha lasciato molto a desiderare dal punto di vista del tempismo. A mio avviso non è riuscita la palombella a Mancini, una palla gol per la Lazio. Balbo. Condomonti vede l'intervento irregolare di Nesta, punizione, Balbo, Candelà, Di Biagio, Cafu, Tommasi, si è opposto al suo cross Nedved. Paolo Sergio. Tommasi. Un po' ferma la Roma in questo frangente, difficile sorprendere la Lazio. Tommasi.
e Nedved in copertura, e poi c'è un calcio di rigore, forse l'ingenuità da parte di Nedved su Cafu, e Rodomonti concede il penalty alla Roma. Nedved chiede spiegazioni, Nedved probabilmente ha spinto Cafu, era in vantaggio nettamente Nedved, non ha mollato Cafu. Siamo al 38esimo. Marchegiani parla con Balbo, rivediamo, Nedved è chiaramente in vantaggio ma lo aggira Cafu, gli porta via la palla e con la mano sinistra Nedved trattiene Cafu sulla coscia destra, va giù Cafu, Rodomonti concede il calcio di rigore. Balbo è andato a segno anche se con un pizzico di fortuna contro Udinese, Balbo spiazzato Marchegiani, Lazio 2 Roma 1, Balbo 38 minuti e 50 secondi ed ora esulta la curva sud, di nuovo le bandiere giallorosse in evidenza, Balbo 39esimo minuto, un derby intensissimo, Lazio 2 Roma 1. Rivediamo la rincorsa di Balbo, trasformazione esemplare di interno destro, tiro potente e preciso spiazzando anche il portiere avversario Marchegiani, veramente una leggerezza da parte di Nedved che stava cercando la rimessa da fondo campo proteggendo la palla, lo ha girato Cafu, gliel'ha portata via e poi l'intervento su di lui. Ora Pancaro però ha danneggiato Di Francesco, in parte intervenendo anche sullo scarpino, non ha visto Rodomonti, forse c'erano gli estremi per l'intervento del direttore di gara sullo scatto di Di Francesco fermato da Pancaro, ed ora viene ammonito Nedved. Dopo Pancaro ammonito Nedved, forse innervosito per aver procurato il calcio di rigore, davvero con molta ingenuità. Guarda, c'è Di Francesco che sta discutendo con Pellegrino, il quarto uomo. Aspetta, ti do la linea. Seguiamo la Roma in attacco, Totti, Tommasi, poi Marchegiani, sì Mazzocchi. Sta proprio qui davanti a me, sta discutendo con Pellegrino, si sta rimettendo la scarpa, Di Francesco ha fatto, hai visto, era rigore netto. Da qui ovviamente non possiamo dire nulla. Anche sì. Pellegrino non ha potuto dire nulla. Sì, era scattato proprio al limite dell'area di rigore Di Francesco. Mi è sembrata evidente la scorrettezza di Pancaro, Rodomonti non è intervenuto. Lazio 2, Roma 1. Gol pesantissimo questo di Balbo, segnato in trasferta. Ricordo che la Lazio è la squadra ospitante. In piedi Zeman. Hanno ripreso vigore i tifosi della Roma. Di Biagio, troppo corto il tocco. Bokšić, Almeida, Pancaro cerca di sostenere l'azione d'attacco come vuole Eriksson, il velo di Mancini per facilitare Nedved, Aldair, Negro, poi Petruzzi in gioco pericoloso su Jugovic. Petruzzi che pagò nella scorsa stagione il rifiuto fatto a Carlos Bianchi che lo voleva laterale destro con pratica marginale. Aldair su Mancini, un gesto di stizza da parte di Mancini, punizione per la Lazio. Ultima vittoria della Lazio come squadra ospitante nel derby, campionato 95-96, gironi di ritorno, Lazio Roma 1-0, gol di Signori su rigore all'84esimo. Era la Lazio di Zeman che finì terza e la Roma di Mazzone che terminò quinta. Quattro uomini in barriera per la Roma, la lunga rincorsa di Jugovic proprio sulla barriera, il suo destro. Fuser, Nedved, tocca Candelà, poi
Paolo Sergio su Nedved e Paolo Sergio alla peggio nello scontro, rimane a terra subito l'arrivo del dottor Alicicco, rivediamo, spinto da Almeida, Paolo Sergio è finito addosso a Nedved, ecco la spinta con il braccio sinistro di Almeida a Paolo Sergio, poi il contatto con Nedved, assolutamente legittimo il calcio di punizione in favore della Roma, ma problemi per Paolo Sergio. E Mazzocchi, forse tocca a Gaultieri? Si sta scaldando, anzi è già pronto per entrare in campo Gaultieri, intanto Zeman sta parlando con Totti e Eriksson ha parlato con Nedved, però Gaultieri è già pronto ad entrare in campo, proprio qui a bordo campo vicino a Tempestilli. Anche il quarto uomo sta preparando il cartello. Abbiamo rivisto la fase finale dello scontro, problemi per Paolo Sergio, siamo alle ultime battute di questo primo tempo, 43 minuti 58 secondi. Gianni, sì, Di Biagio sta parlando con la panchina, ha chiesto quanto manca alla fine del primo tempo e chiede aspettiamo la fine del primo tempo, cioè Paolo Sergio ha detto aspettiamo un attimo, voglio vedere se ce la faccio. Intanto esercizi di riscaldamento per Gaultieri lungo l'out e anche Alicicco mi sembra che stia dicendo a Zeman aspettiamo un attimo visto che è finito il primo tempo. Esatto. Ecco l'inquadrato, Ernesto Alicicco. Accompagnato fuori Paolo Sergio, Roma dunque in, ecco, Gianni, in inferiorità numerica. Sì. Aspetta che sta proprio qua vicino a me, Paolo Sergio. Testa fasciata. Esatto. Sta perdendo sangue dal sopracciglio sinistro. Intanto Nesta ferma Balbo, ripreso il gioco. Stiamo per entrare in zona recupero. Candelà, Totti, Pancaro, non va tanto per il sottile, se n'è andato il 45esimo come vedete dalla sovraimpressione. Tranquillo, vediamo dopo, è finito. Vai Paoletto, vai. L'incoraggiamento di Alicicco a Paolo Sergio. Aldair, controllo imperfetto, Mancini, Bokšić. A mio avviso forse non era in posizione irregolare, forse era tenuto in gioco da Cafu, è un episodio che sarebbe interessante rivedere. Non è convinto Bokšić, forse era rientrato in tempo. Gianni, sono con il medico della Roma Alicicco, che è successo a Paolo Sergio? Si è spaccato no, il ciglio, era, anche se millimetrica forse era colpito sul ciglio, ha una grossa ferita sul sopracciglio, noi vediamo alla fine della partita, alla fine del tempo se cambiamo. Lo portate fino agli spogliatoi? Sì, tanto è finito il primo tempo. A te Gianni. Forse invece è stata giusta la segnalazione di Preziosi al momento del passaggio, lo rivediamo ancora? Quando, certo sarebbe da approfondire in sede di Moviola, ma siamo lì. Forse per un attimo Bokšić era in posizione irregolare, ma non ho certezze. Intanto Di Biagio colpisce Balbo, allontana la difesa della Lazio, 1:20 di recupero. Pancaro, magari durante l'intervallo cercheremo di effettuare un fermo immagine al momento in cui Mancini cerca il croato, episodio interessante. Intanto Candelà, intervento di Rodomonti, 46 minuti 50 secondi, Lazio 2, Roma 1, primo tempo di questa gara andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Punizione per la Lazio, sovrastato irregolarmente Mancini da Cafu ed ecco che stoicamente Paolo Sergio, come diceva Mazzocchi, sanguinante dal sopracciglio di sinistro, rimane in campo Paolo Sergio, anche lui non era partito titolare, dà un'occhiata al cronometro Rodomonti. Intanto Mancini di petto, geniale questo passaggio smarcante per Bokšić, poi il cross e il calcio d'angolo, il genio di Mancini di petto a seguire per Bokšić. Potrebbe essere l'ultima azione di questa prima frazione di gioco.
Diego Fuser dalla bandierina, panca di un'azione di disturbo su Consel. Poi l'intervento di Aldair, palla sulla traversa di nuovo, calcio d'angolo, ma Rodomonti dice che può bastare così per questo primo tempo. Lazio 2, Gianni, Roma 1. Gianni, sì, sono con Eriksson. Allora Eriksson, derby intensissimo in questo primo tempo. Sì, bella partita, 3 gol, speriamo di continuare così. Forse si è corso un po' troppo, il secondo tempo si potrebbe calare un po' di ritmo da entrambe le parti. Può darsi, speriamo di no però. Derby spettacolare, Gianni, aspettiamo di... Sì, cerco Marco, qualcos'altro. Dobbiamo però dare la linea per poi essere certi di seguire in diretta tutte le fasi del secondo tempo, per cui direi di fermarci qui. Come vuoi. Le reti di Bokšić, di Jugović, di Balbo, 2-1 per la Lazio sulla Roma in questo derby d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia, a sentirci per la diretta del secondo tempo. Lazio-Roma, derby d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Lazio 2, Roma 1. Ecco le statistiche, vedete possesso di palla equamente diviso, inquadrato Nils Lidholm in tribuna d'onore. Le reti di Bokšić, 1 minuto e 50 secondi. Jugović su rigore concesso per allenamento dello stesso Bokšić da parte di Konsel. E di Balbo, sempre sul rigore, per fallo di Nedved su Capu. Le squadre stanno rientrando in campo. Mazzocchi, credo che possiamo già annunciare almeno 2 novità. Eh sì, 2 cambi che ci si aspettava. Paolo Sergio non ce l'ha fatta, il dottor Aricicco ha detto probabilmente avrà bisogno di 5 punti all'arcata sopraccigliare destra, e non ce l'ha fatta nemmeno Luca Marchegiani, che ha sofferto per tutto il primo tempo, ma evidentemente è fuori, e c'è Marco Ballotta per Marchegiani, mentre Gautieri è per Paolo Sergio. Stanno rientrando tutti i giocatori e credo sia ormai tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Non mi sembra di vedere altre novità, dunque ricapitolo gli schieramenti per la Roma: Konsel, Cafu, Petruzzi, Aldair, Candelà, Tommasi, Di Biagio, Di Francesco, Gautieri, non più Paolo Sergio, Balbo e Totti. La Lazio, squadra ospitante di questo derby, risponde con Ballotta che prende il posto di Marchegiani, panca Ronesta, Negro, Favalli, Fuser, Almeida, Jugović, Nedved, Bokšić e Mancini. 2-1 per la Lazio, ricordo, è la gara di andata, il ritorno si giocherà mercoledì 21 gennaio alle 20.45, domani in programma Fiorentina-Juventus alle 18.45 e con diretta su Rai 2 alle 20.45 Parma-Atalanta, giovedì Milan-Inter alle 20.45. Zeman è rientrato adesso, Gianni, eh? Sì, con un po' di ritardo e con molta calma, mi sembra. Esattamente, calma olimpica. Al ritorno la Rai proporrà la telecronaca diretta di Juventus-Fiorentina martedì 20 gennaio alle 20.45 e il derby Inter-Milan mercoledì 21 alle 18.45. Favalli paglia la profondità, l'intervento di Cafu, molto astuto in occasione del calcio di rigore concesso dall'arbitro Pasquale Rodomonti, che dirige con la collaborazione dei guardaline Preziosi e Zanforlin, il quarto uomo è Pellegrino. Di Francesco, Totti controlla di testa, in scivolata Nesta, i due gioielli delle squadre romane, Nesta e Totti. E c'è proprio la Roma in attacco all'esterno della rete per l'inserimento da parte della Roma, esattamente di Candelà. Eccolo inquadrato, Vincent Candelà ha sorpreso la retroguardia biancoceleste. Ha liberato un sinistro sull'esterno della rete, ma con deviazione però. Ed ora palla sul fondo, sempre 2-1 per la Lazio. Partenza sprint della Roma che è sotto di un gol in questa gara di andata. Ricordo Ballotta in campo al posto dell'infortunato Marchegiani e Gautieri, che ora ci viene inquadrato dalle telecamere della squadra esterna 2 di Roma coordinate da Egidio Luna. Per la Roma Gautieri al posto di Paolo Sergio. Fuser salta Di Biagio, Fuser allarga per Pancaro, poi Petruzzi, rimane a terra Pancaro,
il vertice dell'area di rigore della Roma. Ora Favalli, un tiro cross, deve arretrare Konsel. Si continua a giocare, salta malamente Nesta su Totti, ferma il gioco Rodomonti e va a sincerarsi delle condizioni di Pancaro, che sembra poter continuare senza eccessivi problemi. Terzo minuto della ripresa, da Pancaro a Fuser, circondato dai giallorossi. Cambia settore la squadra di Eriksson. Gautieri, Tommasi rimedia un controllo imperfetto, Cafu, Gautieri ha saltato Negro, arriva Almeida, intervento di Almeida e palla in calcio d'angolo, preziosissimo per la Lazio il recupero di Almeida, che non aveva giocato titolare a Parma per la scelta di Eriksson di schierare Casiraghi, Bocic e Mancini contemporaneamente. Generosissimo, tatticamente fondamentale direi Almeida per la Lazio, un giocatore che non ha nemmeno potuto effettuare regolarmente la preparazione, per lui anche lo stress naturalmente dei viaggi transoceanici, ritiri con la nazionale argentina. Ora Mancini lo aiuta Fuser, cerca il passaggio filtrante Mancini per Fuser. Efficace la copertura difensiva della Roma in questo frangente. Poi Di Biagio, Tommasi, Gautieri. Di Biagio. Un taglio per Di Francesco, palla troppo profonda. Niente da fare per Di Francesco. Gianni, si sta scaldando anche Venturin per la Lazio. Sempre inquadrato Pancaro, che Pancaro non è al meglio delle condizioni fisiche, un lieve infortunio ad una caviglia. Non doveva essere di questa partita Pancaro, ma Lopez stamane ha accusato febbre a 40 con conseguenze anche intestinali. Niente derby per lui. Cafu, l'aggiramento di Favalli, interviene Favalli su Cafu. Mi è sembrato netto l'intervento di Favalli su Cafu, che ha qualcosa da dire al guardaline Preziosi. Rivediamo. Cafu si aiuta con la spalla sinistra a Favalli sul brasiliano. Rodomonti soprassiede. Il capitano della Lazio, Favalli, espulso nel derby. Per lui l'espulsione anche a Parma. Di Biagio, anche Di Biagio espulso nel derby, seppure nel finale, al 44esimo del secondo tempo. Mi riferisco naturalmente al derby di campionato, quello vinto dal Lazio per 3-1 in trasferta. Esterno di Gautieri, Tommasi, Cafu, posizione regolare, può dosare il cross. Lo stacco di Totti, poi Jugovic che arriva prima di Gautieri. Candelà, distratto Candelà al primo minuto e 50 secondi, gli ha portato via la palla Mancini, è ripartita l'azione della Lazio e Bocic ha colpito. Rivediamo la trattenuta di Totti ai danni di Nesta, rischiato anche il cartellino giallo come da regolamento. Totti, Favalli, prova la finezza Bocic, non gli riesce il numero. Candelà per la Roma, i minuti sono 7 di questo secondo tempo, Lazio 2 Roma 1. Nedved, poi Petruzzi, preciso con l'esterno del destro, resiste Totti all'attacco di Almeida, Di Francesco. Sbaglia Di Francesco, pressato da Nedved e Almeida. Mancini prova a cercare Bocic, la Roma con grinta, Di Biagio preciso per Gautieri, sostenuto da Tommasi, si accentra Gautieri,
Totti prova il numero, su di lui Negro, calcio di punizione. A terra Totti, Negro sul gioiello di porta Metronia. Proviamo a rivedere. C'è Nedved a terra a centrocampo, Nedved nel cerchio di centrocampo. Totti si è rialzato, ha provato un numero in aggiramento con l'interno del destro. Negro non l'ha lasciato andar via. Inquadrato Nedved, vice campione d'Europa con la Repubblica Ceca. Intanto ci viene riproposta l'azione di Negro su Totti. Ha fiducia la curva sud su questo calcio di punizione. Intanto viene soccorso Nedved. Delle sue condizioni si sincera il dottor Bartolini. Sembra claudicante. Nedved, che ha saltato due partite, Lazio Brescia e Lazio Vicenza, per la FIFA Confederation Cup in Arabia Saudita. Tanto Ballotto organizza la sua barriera. Quattro elementi. Totti, Balbo e Di Biagio, gli stoccatori della Roma. Siamo al nono minuto. Totti, nettamente fuori. Intanto, anche se un po' zoppicante, rientra Nedved. Inquadratura per Francesco Totti, che ha esordito in Serie A 16 anni e mezzo. Brescia-Roma 0-2. Ed eccolo Nedved. Per lui 7 gol in questa stagione, 5 in campionato, 2 in Coppa UEFA. Schiaccia Candelà. Totti, controllo. Ancora Candelà. Pancaro. Fuser, Nesta, Almeida, stavolta ingenuo. Rimedia per la Lazio Negro. Nedved. Niente da fare per Mancini, che si lamenta con Nedved. Lazio con lo schema 4-4-2. Infortunato Casiraghi, autore di una superba prestazione dal punto di vista tattico e agonistico a Parma, con compiti prevalentemente difensivi. Peraltro invece nel secondo tempo Gianni, Casiraghi si è infortunato a Parma in un'azione d'attacco pericolosissima. Dimmi Mazzocchi. Esce Almeida, entra Venturin. Dunque ancora un cambio. Fuori Almeida, dentro Venturin. 10 minuti e 30 secondi. Magari Mazzocchi potrà sincerarsi delle condizioni di Almeida. Potrebbe anche essere un cambio puramente tattico. Un cambio tattico. Ripreso il gioco. Jugovic, Bokšić, gran primo tempo per il croato. Intervento su di lui di Cafu, calcio di punizione. Dunque un po' di derby anche per Giorgio Venturin, che ha contribuito alla causa laziale in questa stagione anche con 2 gol, uno in campionato e uno in Coppa UEFA. Gol bellissimi peraltro. Lazio 2, Roma 1, punizione per la Lazio. Jugovic sulla barriera trova soltanto una rimessa laterale. Visto un fuorigioco al guardalinee, Gianni. E a proposito di fuorigioco, dobbiamo ringraziare la squadra esterna 2 di Roma, che durante l'intervallo ci ha consentito di rivisitare l'episodio dubbio Mancini-Bokšić. Intanto seguiamo la Lazio in attacco. Di Francesco argina momentaneamente Fuser, rallentandone l'azione. Lazio ancora in possesso di palla. Mancini si ferma, poi cerca di aggirare Candelà, che non lo molla. Pronto per il raddoppio Petruzzi. Mancini si procura il calcio d'angolo, mentre Fuser protesta con Rodomonti per una trattenuta quando era lanciato. Ma e arriva l'ammonizione per Di Francesco per quella trattenuta, Gianni. Ammonito Di Francesco. Di Francesco era diffidato, dunque non potrà giocare la gara di ritorno di questi quarti di finale della Coppa Italia, il derby di ritorno.
calcio d'angolo per la Lazio. Gautieri non è pressato. Balbo, niente da fare per lui, impreciso il lancio di Gautieri. Poi Cafu con grinta. La scivolata di Tommasi su Nesta. Si lotta a centrocampo. Ora Bokšić. Non lo fa andare via Cafu. Dicevamo di quell'episodio sul finire del primo tempo. Bokšić era in effetti in posizione irregolare al momento del passaggio di Mancini. E dunque complimenti al signor Preziosi, il primo collaboratore di Rodomonti. Era una valutazione non facile, con il giocatore della Lazio che arretrava e il giocatore arretrava verso la linea di metà campo e il giocatore della Roma che cercava di coprire. Nel primo tempo un altro episodio dubbio, l'intervento di Pancaro su Di Francesco lanciato in area proprio al limite, l'intervento che era sembrato netto e regolare, mentre rivediamo la giocata di Pancaro su Totti. C'è calcio d'angolo per la Roma. Rodomonti, nella circostanza del primo tempo, cioè Pancaro Di Francesco, non è intervenuto. Totti dalla bandierina, molto arcuato il suo interno destro, direttamente a fondo campo. Nessun problema per Lazio in questo frangente. Inquadrato Alessandro Nesta, cresciuto a Cinecittà, poi la famiglia è tornata a Collevecchio, nel Reatino. Zeman, piedi sulla panchina della Roma. Ha dato altre istruzioni Mazzocchi, Zeman? Scusami? Ha dato altre istruzioni Zeman? No, si è arrabbiato con Totti per questo calcio d'angolo, però si alza spesso, è meno freddo del solito. Accenna ad una protesta a Gautieri, richiamato da Pasquale Rodomonti, arbitro della sezione di Teramo, anche se Rodomonti ormai da un paio d'anni vive a Roma, ha sposato anche una ragazza romana. Ed ecco il capitano della Lazio, Giuseppe Favalli. Ballotta. Petruzzi prima di Mancini, poi Tommasi. Favalli, contatto con Tommasi, qualcuno sulla panchina della Lazio ha chiesto il calcio di punizione per l'intervento su Favalli. Jugovic lascia proprio a Favalli l'incombenza della rimessa laterale sul 2-1 in favore della Lazio in questo derby d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Siamo al 16° minuto del secondo tempo. Gianni? Sì, Mazzocchi. Molto arrabbiato Zeman con Gautieri, ha detto devi ripartire, non lo devi aspettare il passaggio evidentemente. Cafu alla ricerca di Totti, buono il controllo con la pressione di Pancaro peraltro, poi Totti verso Di Francesco. Pancaro in anticipo su Totti. Totti che ricordiamo lo gioca dopo un accurato lavoro di terapia al collo del piede destro, anche alla caviglia. Ma non ci sono state infiltrazioni, il dottore Alicicco è sempre contrario a questo metodo. Intanto intervento su Jugovic. Si stanno scaldando anche Marcolin e Grandoni per la Lazio. Ricordo che per questo derby d'andata in Coppa Italia soltanto 5 elementi a disposizione di Eriksson in panchina. Ballotta che è entrato al posto di Marcheggiani, Grandoni, Marcolin, Venturin che ha sostituito Almeida e Rambaudi. Venturin in fuorigioco, Mancini. Cafu. Negro, Jugovic, palo su Tommasi, anzi di Tommasi, ripresa del gioco da parte della Lazio, Mancini, poi Balbo, riparte la Roma con Tommasi, vuole la palla a Totti, viene accontentato, Totti lancia di prima Gautieri, elegante Negro e poi un abissale fuorigioco di Mancini.
Petruzzi, Cafu, campione del mondo Stati Uniti 94, come d'altronde Aldair, e secondo molti con la possibilità di bissare la Francia 98. Ci auguriamo naturalmente che l'Italia di Maldini possa contrastare le ambizioni legittime naturalmente del Brasile, campione del mondo. Diego Fuser ed ora Vincent Candela, senza fretta la rimessa da fondo campo di Marco Ballotta, 34 anni ad aprile, nato a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. 18 minuti e mezzo della ripresa, sempre 2-1 per la Lazio, 3 gol, 2 calci di rigore trasformati da Jugovic e da Balbo. Gianni, comunque, come temevamo, il ritmo è calato abbastanza in questo secondo tempo, si sente la partita di domenica, eh? Certo, era quello che diceva anche Eriksson nelle dichiarazioni della vigilia: vincerà anche chi avrà più nervi, più testa, sarà impossibile recuperare tutte le energie. Totti, intervento di Nesta su Totti, c'è calcio di punizione per la Roma, vuole il cartellino giallo Totti, non viene accontentato da Rodomonti. Sull'avversario Nesta, a palla ormai lontana, ormai scavalcato Nesta, forse c'erano gli estremi dell'ammunizione. Siamo nel 20° minuto, calcia Totti questa punizione in maniera morbida, Mancini di testa, ha visto un fallo in attacco Rodomonti della Roma, punizione per la Lazio. La Roma non vince il derby in casa della Lazio dalla stagione 94-95. In campionato all'andata Lazio-Roma 0-3, le reti di Balbo, Capioli, Fonseca, la Roma di Mazzone, la Lazio di Zeman, che poi sarebbe arrivata seconda in campionato a 10 punti dalla Juventus. Nedved, una finta, poi va giù Nedved, ha lasciato proseguire Rodomonti. Totti, attaccato da Venturin, Totti, Di Francesco, ancora una corsa per lui, Pancaro, efficace, poi Nesta, Venturin, Pancaro, elegante questo disimpegno della Lazio. Jugovic, Mancini, tocco di prima per lanciare Nedved. Tommasi, si ferma Gautieri, Cafu, l'asse di destra della Roma, Cafu, Tommasi, Gautieri, Di Biagio, Negro in anticipo su Cafu, Nedved, Favalli e Di Biagio, anticipa Mancini, Cafu, prova il numero, sbaglia, cerca quasi la punizione Favalli, però è rimessa laterale per la Roma. Cafu per Gautieri, trattenuta di Gautieri, ha visto bene Rodomonti, punizione per la squadra di Eriksson. Nelle ultime 3 giornate la Lazio ha portato da 7 punti a una sola lunghezza il suo distacco in classifica dalla Roma. Bokšić, bene per Fuser, inseguito da Di Francesco. Bokšić, ha visto il corridoio Fuser, ancora Fuser, prova il sinistro, Konsel, è un po' chiuso lo specchio della porta uscendo. Poi Pancaro, gioco pericoloso, punizione per la Roma. Rivediamo la conclusione, mancina di Fuser, si salva di piede Konsel. Intanto era ripreso il gioco e Bokšić non ha sfruttato una chance, ignorando Mancini. Per Bokšić un gol importante anche dal punto di vista della soddisfazione personale,
per lui una maglia da titolare nel derby contro la Roma di Zeman, il tecnico con cui si ruppe il dialogo soprattutto nella stagione 95-96, dopo la quale il croato passò dalla Lazio alla Juventus. Nedved alla meglio su Petruzzi, palese l'intervento irregolare di Petruzzi su Nedved, cartellino giallo per Fabio Petruzzi che non risulta nell'elenco dei diffidati. Ha rischiato anche qualcosa di più Petruzzi, ormai l'avversario se n'era andato, evidentissima la sua scorrettezza intenzionale. Si rialza Nedved, Gianni c'è tutta la panchina, va via Nedved e qui da dietro ha rischiato il cartellino rosso Petruzzi. Gianni, tutta la panchina della Lazio si sta scaldando, invece Zeman continua a tenere fermi i suoi uomini in panchina. Bokcic vince ancora un duello aereo, poi Di Biagio, Cafu, lancio per Gautieri, ma Negro sembra poter controllare la situazione. Elegante la finta su Gautieri, poi Cafu su Nedved, lascia giocare Rodo Monti, Tommasi trattenuto, Tommasi calcio di punizione, naturalmente la stanchezza, intanto Jugovic sorridente non fa che facilitare i contatti, si perde lucidità. Solo 48 ore fa l'impegno di campionato durissimo, poi per la Lazio che ha giocato un quarto di partita in inferiorità numerica, inferiorità numerica che è stata addirittura doppia negli ultimi 9 minuti. Erano già state effettuate 3 sostituzioni, si è poi fatto male Casiraghi, la Lazio è rimasta in 9 e la Roma ha speso moltissimo contro l'eccellente Udinese di Zaccheroni. Cafu, Di Biagio, Totti spinge Pancaro, attento Rodo Monti, punizione per la Lazio, tanto si era proposto a sinistra ma è stato ignorato Candelà. Questo è il derby numero 138 considerando le sfide di campionato, quelle in Coppa Italia, anche le gare non ufficiali, escludendo naturalmente le mini sfide da 45 minuti. 47 successi della Roma, 38 della Lazio e 52 pareggi. Candelà, ottimo il controllo. Totti, finezza per Di Francesco. Di Biagio, si è allargato Tommasi, sostiene l'azione d'attacco anche Cafu. Tommasi, non si chiude il triangolo per l'intervento di Favalli. Si fa male Tommasi, è dolorante anche sul piede sinistro Favalli. Eccolo qui, rivediamo. Non c'è bisogno di Alicicco. Cafu cerca la collaborazione di Gautieri per questa rimessa laterale. Cafu, ancora la Roma. Fu toccato da Favalli. Gautieri, 26 minuti 30 secondi della ripresa, Lazio 2 Roma 1. Mancini, Nedved, ancora Nedved, sfugge a Di Biagio, poi con decisione Petruzzi che sta per essere però beffato da un rimpallo, ma la palla termina in fallo laterale. Di Biagio, nel centrocampo della Lazio, Fuser a destra, più centralmente Venturini al posto di Almeida, poi Jugovic a sinistra Nedved. Mancini, d'esterno il passaggio a Bokcic, preciso, Bokcic in area, il duello è con Petruzzi, Bokcic cercava Jugovic. C'è comunque calcio d'angolo per la Lazio. Candelà. Ed ecco Alen Bokcic, sicuramente buon protagonista di questo derby. E non solo per il gol. La deviazione in corner di Candelà.
Jugovic, fuori gioco. Bokcic è molto spesso accusato di scarsa incisività in zona gol, però questo è il suo ottavo centro stagionale, è il primo cannoniere attualmente in forza alla Lazio in questa stagione, visto che Signori non c'è più. Signori, che ha segnato 10 gol in questa stagione con la maglia della Lazio, 2 in campionato, 2 in Coppa UEFA e ben 6 in Coppa Italia, capocannoniere. Dopo c'è Bokcic, 4 centri in campionato e 4 in Coppa Italia. Come in attacco, proprio sotto gli occhi di Rodomonti, ha commesso fallo Candelà, calcio di punizione. In classifica di campionato Roma in vantaggio di un punto sulla Lazio, ma da 5 stagioni la Lazio precede la Roma nella classifica finale del campionato. La Lazio mai più in basso del 5° posto in questi 5 anni, la Roma invece al massimo 5ª e con un 12° posto la scorsa stagione. Domenica prossima in campionato Milan-Roma e Lazio-Lecce. La Roma con Balbo in attacco, Negro, poi Nesta, che era stato superato in un primo momento, Fuser, siamo ormai alla mezz'ora della ripresa. Petruzzi, Jugovic, poi lancio di Jugovic, splendido per Mancini, esce Konsel, il pallonetto di Mancini e c'è il gol straordinario di Mancini. Aveva fallito un pallonetto nel primo tempo, non ha sbagliato nella ripresa. Mancini alla mezz'ora del secondo tempo, Lazio 3 Roma 1. Inquadrato Zeman, accende un'altra sigaretta, esulta verso la curva nord Roberto Mancini. Aveva segnato già nel derby di campionato, si è ripetuto in questo d'andata di Coppa Italia, 5° gol stagionale per Mancini, il primo in Coppa Italia. Niente da fare per Petruzzi, che non ha nemmeno provato l'acrobazia disperata. Scavalcato Konsel, ha scelto perfettamente la pisura della palombella Mancini. Petruzzi, forse, certo è facile parlare dalla tribuna stampa, avrebbe potuto tentare qualcosa di più, invece rassegnato ha accompagnato la palla in rete. Eccezionale anche il lancio di Jugovic. Mancini, partito in posizione regolare, non è salita la linea difensiva della Roma. Mancini ha sfruttato alla grande questa chance nel primo tempo, peraltro oltre al pallonetto più problematico rispetto a questo aveva fallito anche una clamorosa palla gol di testa. Comunque Lazio 3 Roma 1. Cafu, Gautieri ingaggia il duello con Favalli, lo salta, poi arriva Negro. Tommasi, perde qualche secondo la Roma. Cafu, Tommasi, Di Biagio, Aldair, pressato da Mancini che ne disturba l'azione, poi Pancaro su Totti. Candelà, inquadratura della panchina biancoceleste, Totti, Di Francesco, Di Biagio, Favalli anticipa anche Jugovic che sembrava poter precedere Tommasi. Bokcic, ottimo l'arresto, poi l'intervento di Di Biagio,
forse un po' accentuato la caduta Bokšić. Gianni, sì, Mazzocchi. Terzo cambio nella Lazio, sta entrando Grandoni e sta uscendo Favalli, che aveva problemi a un polpaccio sinistro. C'è Zeman che ogni tanto allarga sconsolato le braccia, però è singolare che non stia pensando a una sostituzione. La Roma è calata evidentemente nel secondo tempo rispetto al primo. Zeman chiede ai suoi di accorciare la squadra, però è evidente che soprattutto Di Francesco e Tommasi hanno perso parecchio smalto rispetto ai primi 45 minuti. Però i giocatori della panchina della Roma sono fissi, seduti in panchina accanto a Zeman. Ricordiamo, nella Roma una sostituzione: Gautieri dall'inizio della ripresa al posto di Paolo Sergio, infortunato. Esce Favalli, applausi del pubblico biancoceleste per lui. In campo Grandoni, Alessandro Grandoni, ventenne, nato a Terni, cresciuto nel vivaio della Ternana. Questa è già la sua terza stagione in biancoceleste. Non cambia, mi sembra, tatticamente l'assetto difensivo della Lazio. Grandoni si è posizionato a sinistra. Sì, Grandoni teoricamente è un centrale, ma è rimasto qui sulla fascia, esatto, sinistra. Eriksson conferma come centrali Nesta e Negro, una coppia a cui sta dando fiducia in pratica da più di un mese a questa parte. Era invece partito titolare Lopez, una delle novità stagionali della Lazio, come compagno di Nesta al centro della difesa. Lopez, lo ricordo, oggi fermato da un attacco febbrile, nonché di dissenteria. Niente derby per lui, che peraltro è nato a Roma. Pancaro vuole la palla, Bokšić cerca di raggiungerlo. Pancaro, errore di Di Biagio, visibilmente stanco. Fuser, e poi c'è un intervento di Cafu con il braccio per anticipare Nedved. Protesta Nedved, rivediamo. Eh sì, tocca nettamente la palla con la mano destra Cafu. Era diffidato, dunque, Gianni, eh sì, e dunque ammonito, e non giocherà il derby di ritorno in questi quarti di finale della Coppa Italia. Stavo ricontrollando la riproposizione in replay. Zeman ha detto a Wagner di scaldarsi. Siamo al 35esimo del secondo tempo, netto il fallo di mano di Cafu. Erano già stati ammoniti Petruzzi e Di Francesco, altro diffidato. Problemi dunque per Zeman il 21 di gennaio, ore 20:45 per la gara di ritorno. Tutto uno sventolio, la curva nord. C'è questa punizione, Lazio 3, Roma 1. Jugovic sulla palla, indietro Fuser e ancora più indietro Pancaro. Prova Fuser e trova il gol, il raso terra di Fuser, e i gol sono 4 per questa Lazio che serve il poker. 36esimo minuto, Fuser, non sembrava un destro irresistibile, non c'era grandissima potenza, ma la precisione, questa sì, assoluta. E Konsel battuto alla sua destra, sempre più perplesso Zeman, in piedi sulla panchina della Roma. Va in gol anche Diego Fuser, rivediamo. E sta uscendo Gautieri per Wagner. Palla tra barriera e portiere, portiere beffato sul primo palo, rivediamo ancora da altra angolazione. Dunque una sostituzione nella Roma sul 4-1, dentro Wagner e fuori Gautieri. È una sostituzione singolare, Gianni, perché teoricamente Wagner è uno dei due centrocampisti laterali e invece Zeman lo mette come attaccante di destra al posto di Gautieri, che tra l'altro era entrato in corso, esatto, di partita, ma con il quale Zeman si è arrabbiato moltissimo per tutto il periodo in cui è stato in campo. Sembra quasi una punizione per Gautieri, anche alla luce dei richiami che tu ci segnalavi da bordo campo proprio nei confronti di Carmine Gautieri. Di Biagio, ecco il nuovo entrato Wagner. Ora la situazione è davvero assai complicata per la Roma, anche considerando l'ottica dei 180 minuti. La Roma dovrebbe vincere
per 3-0, derby di ritorno per passare il turno. Intanto Di Biagio su Venturini, ma la punizione è in favore della Roma, ferma il gioco Rodomonti, si chiarisce con Venturin punito per gioco pericoloso, ha abbassato la testa Venturin su Di Biagio come abbiamo visto. E c'è ancora un cartellino giallo, mi sembra per Balbo, o forse addirittura rosso, Mazzocchi? Balbo si è espulso? Tolto la fascia, Balbo si è tolto la fascia, quindi è espulsione. Sì, chiedo a Egidio Luna di poterci riproporre ancora una volta l'episodio. Espulso Balbo, finisce davvero male. Gianni, provo a fermare Roma. Gianni, provo rivediamo, a sì, una forse battuta. Una gomitata di Balbo annesta. Provo a fargli dire una cosa. No, meglio di no. Ma francamente non vedo però dal replay nessuna scorrettezza da parte di Balbo. Posso dire che Balbo è uscito livido in volto. Sì, non c'è stato intervento irregolare almeno dal replay che abbiamo potuto riapprezzare. Rivediamo ancora. Nesta in vantaggio su Balbo, che cerca di contrastare Nesta, lo colpisce sul piede destro, ma a mio avviso non c'erano gli estremi del cartellino rosso. Ora non so se Balbo abbia detto qualcosa di troppo al direttore di gara, e intanto fioccano adesso i provvedimenti disciplinari perché viene ammonito anche Grandoni, che non era diffidato. Espulso Balbo. Roma che nel ritorno deve fare a meno di Balbo, Cafu e di Francesco. Sì. Nel tentativo di rinvio di Nesta, Balbo ha colpito Nesta sul piede destro, ma non ho visto francamente cattiveria. Rodomonti però non ha esitato. Intanto l'intervento di Grandoni su Wagner. Ci sono cori per Eriksson che applaude e saluta la curva dalla panchina. Intanto fermato Cafu da Grandoni al momento dell'ingresso in area, in scivolata Grandoni, c'è un contatto anche con Negro che accusa Cafu forse di simulazione. Ha il suo da fare davvero Rodomonti in questo finale molto convulso, nervosismo. Lazio 4 Roma 1, è un dato storico, la Lazio non ha mai segnato più di 3 gol nei derby. E Di Biagio protesta con Rodomonti. Roma in inferiorità numerica. Ci saranno naturalmente polemiche anche per questa espulsione di Balbo, anche recriminazioni nei confronti dello stesso Balbo, che non è considerato sicuramente tra i più in forma. Peraltro Balbo ha parlato finora in questa stagione con il suo contributo di gol, 9 in campionato più 2 in Coppa Italia, considerato anche il rigore trasformato oggi. La grinta di Di Francesco non è ancora finita, 41esimo del secondo tempo. Fuser ha fatto centro sul tocco di Jugovic, calcio di punizione trasformato. Per Fuser il quarto gol stagionale, 2 in campionato, 1 in Coppa UEFA e 1 in Coppa Italia. Aspetta Ballotta, ostacolato da Totti, punizione. La Lazio continua a non subire gol su azione, accadeva da 4 partite, Lazio Rapid 1-0, Lazio Brescia 1-0, Lazio Vicenza 4-0, a Parma ha subito gol su calcio di rigore come oggi. Al contrario Gianni, invece la Roma continua ad avere grossi problemi proprio in zona gol.
problemi in zona gol, ma se mi consenti Marco, anche una tenuta difensiva che lascia davvero molto a desiderare in questo frangente stagionale della Roma. Tu stesso accennavi anche ai ripetuti errori di Candelà, ricordiamo anche l'infortunio tra virgolette di Petruzzi in Inter-Roma. Certo non è un momento brillante dal punto di vista difensivo per la Roma, ma non supplisce in attacco, sicuramente. Sì. Eh sì, c'è questa combinazione davvero negativa. Tanto Di Francesco, Wagner è in area, arriva Nesta, lo porta fuori area. Rogerio Wagner, 43esimo del secondo tempo, Lazio 4, Roma 1. Nel derby di campionato mancavano alla Roma Aldair e Petruzzi, sostituiti da Gomez e Servidei. Oggi Aldair e Petruzzi c'erano. Proprio Aldair. Wagner cerca il passaggio filtrante per Cafu, cross di Cafu. Non c'è Balbo, però espulso il miglior finalizzatore di testa. Poi Jugovic, una spallata a Wagner che mi sembra si sia fatto male. Vediamo, si riprende. Forse Wagner si è ricordato della situazione di punteggio, la Roma non può perdere tempo. Cafu, solo Jugovic in opposizione in barriera. Colpo di testa e palo da parte di Totti. Sfortunato Totti, 44esimo, non è finita la parata di Ballotti. Totti, diventato capitano dopo l'espulsione di Balbo. Rivediamo Cafu, preciso il suo interno destro. Totti, non è fortunato. In piedi Eriksson. Vediamo quanti minuti saranno concessi di recupero. Nesta, poi Wagner, Di Biagio. Saranno 5 Gianni i minuti di recupero. Non pochi. Bokšić, Nedved. Intanto intervento di Petruzzi su Bokšić a palla lontana. Mancini in attacco. Ecco la segnalazione dei 5 minuti di recupero. E prova addirittura il gioiello balistico Mancini, ha cercato un pallonetto a sorprendere Konsel, rimane a terra sulla tre quarti. Bokšić che viene aiutato adesso da Wagner a rialzarsi. Rivediamo il tentativo di Mancini che ha provato a scavalcare Konsel. Naturalmente Mancini ha nel suo repertorio questi colpi. Ancora Petruzzi su Bokšić che stavolta resiste. Wagner, Nedved ha spinto su Aldair che protesta nei confronti di Rodomonte. Niente da fare per Totti, il passaggio di Wagner è sbagliato. Negro, Venturin, Nesta. Se n'è già andato il primo minuto di recupero, ce ne saranno altri 4. Tanto Gianni, impietrita la curva sud, infesta la curva nord. Eh sì, sciarpe tese in curva nord. Mancini, di tacco per Venturin. La Lazio si era imposta già in campionato in casa della Roma per 3-1. Mancini, Casiraghi, Nedved e Del Vecchio i marcatori. Prova la Roma a rendere più plausibile il tentativo di rimonta nella gara di ritorno. Wagner, palla morbida, Negro. Pallo di Cafu, il duello fra i due numeri 2 della partita, punizione per la Lazio. Intervento di Cafu. Cafu definito pendolino da Totti per le sue frequenti incursioni, il suo movimento incessante sulla fascia destra. Calciato la punizione Ballotta, Di Biagio, Jugovic, ingenuo Candelà, poteva accontentarsi della rimessa laterale, ha tentato un controllo ma secondo Zanforlin
è stato proprio Candela a portarsi la palla in fallo laterale. Naturalmente non ha alcuna intenzione Fuser di accelerare i tempi della ripresa del gioco. 47 minuti 40 secondi. Ballotta a cercare la sorpresa, c'è Mancini che prova il controllo di tacco. Erano partiti in posizione regolare Mancini e Bokšić. Nedved, Grandoni per Bokšić, segnalazione di fuori gioco. Alen Bokšić, un gran giorno per lui. Lancio di Grandoni, era nettamente in fuorigioco Mancini, ma anche Bokšić. 3 minuti di recupero già giocati. Wagner temporeggia, Jugovic fino al calcio di punizione. Di Biagio davanti a Zeman, ridosso della linea del fallo laterale di Biagio. La Lazio riparte con Fuser, superiorità numerica della Lazio, 3 contro 2. Fuser allargato per Mancini. Mancini, il tocco per Bokšić che sbaglia il controllo. Persa una grande chance, non è finita però, ma se ne va Tommasi, palla al piede. Gestita malissimo questa occasione d'attacco da parte della Lazio. Mancini ha tirato su di sé la difesa, liberando Bokšić. Tutto questo avveniva mentre Di Biagio e Wagner si mandavano palesemente a quel paese. Nedved, Fuser è in ritardo Aldair. Fuser prova a saltarlo, ma recupera con il suo mestiere Aldair. Poi Konsel. Emozioni fino in fondo, 4 minuti 25 secondi di recupero. Rodomonti ne ha concessi 5, rischia un po' Negro con questo passaggio verso Nesta, comunque efficace Negro, preso in mezzo Totti, ora Jugovic. Ricordo i marcatori, nel primo tempo Bokšić, Jugovic su rigore, Balbo su rigore, nella ripresa Mancini e Fuser. Candela, fermato da Nesta che sgrida Jugovic. Rodomonti fischia alla fine di questo derby d'andata, Gianni, di Coppa Italia. 4-1 per la Lazio, linea Mazzocchi. Zeman, un derby da dimenticare o da ricordare per migliorare? Ma non credo, io penso che abbiamo fatto grande partita, specialmente il primo tempo, poi sicuramente come risultato non si ricorderà bene, ma come quello che aveva la squadra l'ha dato e sono contento per questo. Poi il risultato ci condanna. Qualificazione compromessa forse? Penso di sì, perché